Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Se i contenuti sono di vostro gradimento, come dico sempre, spolliciate. Oggi parliamo di come andare a ridurre il senso di fame per tutte quelle persone che sono a dieta. Perché leggendo in giro, no? Ogni tanto mi capita di leggere le strategie più utilizzate e mi sento di dirvi che in realtà vi stanno prendendo in parte in giro. Perché quello che si dice sempre, cercherò di fare anche un video breve così non perdiamo troppo tempo, quello che si dice sempre è che per ridurre il senso di fame, se siete a dieta e vi arriva l'attacco di fame, come fate ad andare a ridurre questo senso? Beh, si può andare a bere dei bei bicchieri d'acqua, perché questo serve a ridurre, a ingannare un po' il nostro organismo, a ridurre il senso di fame. Potete provarlo, va benissimo. Un'altra strategia è quella di mangiare quintalate di verdure, quindi via libera a sedano, a finocchi, a cetrioli, perché hanno una bassa densità calorica e vanno, quindi apportano poche calorie, quindi vanno benissimo per andare a riempire lo stomaco, e quindi tutto questo dà un senso di sazietà e vi farà interrompere per magia la voglia di andarvi a strafogare di qualche cibo appetitoso. Altre strategie che recentemente ho letto e vedo anche tanti nutrizionisti adesso anche dare questi integratori, e che hanno scoperto delle cellule del cervello, i taniciti, che sono sensibili gli aminoacidi, quindi fornendo determinati aminoacidi come l'arginina e la lisina, andate subito a bloccare il senso di sazietà. Ma poi sarà vero? Non lo so. Provate ad utilizzare queste strategie che in realtà vanno bene, non sto dicendo che non vanno bene, però secondo me il vero problema è tutt'altro, che le persone non mangiano perché hanno voglia, hanno un senso di fame, mangiano per un senso di golosità. Provate a pensare a quelle persone che magari hanno già introdotto 5.000 calorie e bene o male tutti i sensori che dicono che siete sazi sono già tutto a posto, no? Però questi, c'è ancora posto per una pizza, c'è ancora posto per magari una bottiglia di Coca-Cola, c'è ancora posto per un vassoio di tiramisù. Quindi capite bene che le persone, soprattutto tutte queste persone che incominciano a mettersi in dieta, non mangiano perché hanno fame, mangiano per golosità. Quindi, se io devo darvi il consiglio migliore per ridurre il senso di fame, all'inizio dovete fare dei sacrifici, non ci sono balle, non prendiamoci in giro a cercare sempre la scusina per darvi il contentino. Dovete, soprattutto se siete agli inizi del vostro percorso di dieta, fare dei sacrifici. Questa è la parola d'ordine, perché magari per 3 anni, 5 anni, 20 anni avete fatto tutto quello che volevate con il cibo, allora dovete, per voi mangiare è persino un'abitudine, è un gesto, quindi dovete prima di tutto andare a cambiare questo nel vostro cervello, e questo lo fate semplicemente con lo spirito di sacrificio, sapendo che per ottenere dei cambiamenti dovete impegnarvi al massimo. Quindi oggi sarà dura, domani sarà un po' meno dura, magari tra qualche giorno diventerà la vostra abitudine non mangiare più per golosità. Riuscirete a frenare anche il senso di fame che avrete, perché starete facendo un qualcosa per la vostra salute. Poi ci sta andare a provare a ingannare il nostro corpo con queste strategie che vi ho detto, vanno benissimo. Bere dei bicchieri d'acqua non può che far bene, idratare maggiormente il nostro organismo, fornire dei cibi salutari come queste verdure, finocchi, cetrioli, sedano, fa benissimo, hanno mille proprietà, quindi fatelo. Però non inganniamoci, la prima cosa che dovete fare per riuscire a ridurre questi sensi di fame è andare a fare dei sacrifici e andare a fare un qualcosa di diverso da quello che avete fatto per tutti gli anni precedenti. Questo è il vero trucco per riuscire a far sì che quello che state facendo possa durare nel tempo, far vedere al vostro corpo che la vostra testa è superiore e riuscirà a centrare l'obiettivo che vi siete prefissati. Questo è il consiglio che mi sento di darvi per cercare di andare a ridurre il senso di fame. Spero come sempre che il video possa essere stato di vostro gradimento. Se è così, continuate a seguirmi sempre qua sul mio canale di Umberto Miletto. Ci si vede alla prossima. Ciao ciao!